crisi. Il parlamentare del PD Pippo Civati, candidato alla segreteria del Partito Democratico nel congresso che si svolgerà il prossimo 8 dicembre, è stato presente sabato scorso al corso di formazione politica organizzata da Demos, rappresentata ad Agrigento dall'onorevole Angelo Capodicasa. Pippo Civati è un giovane parlamentare eletto nelle liste del PD nel collegio elettorale Lombardia 1 ed è considerato uno degli esponenti di punta tra i cosiddetti trentenni che potrebbero guidare il ricambio generazionale del Partito Democratico. Dal 2009 fa parte della direzione nazionale del PD. A dicembre del 2012 Civati ha pubblicamente dichiarato la sua intenzione di candidarsi a segretario del Partito Democratico. Ma io sono convinto che il PD debba ritrovare un po' di orgoglio per le sue posizioni, anche per un'idea di alternanza. Insomma, una volta governa la destra, una volta la sinistra. In questo momento passa un'altra linea, la mia è un'opposizione molto ragionata, molto sobria nei toni ma molto determinata nei contenuti. Vorrei capire se riusciamo a fare delle battaglie che sono nostre. L'ultimo caso è la vicenda drammatica di Lampedusa e la risposta che si vuole dare sulla legge sull'immigrazione. Noi la vogliamo cambiare, gli altri no. Insomma, per dire che io recupererei la sostanza, le questioni, e sono convinto che con Stefano Fassina, che non la pensa come me, però possano esserci elementi di condivisione, di dibattito, insomma. Ecco, lei non ha votato il governo Letta in prima battuta, come vede ora questa nuova evoluzione, lo sostiene? Ma io ho sempre detto che lo sostengo dal punto di vista dei singoli provvedimenti. La mia astensione sulla fiducia è un'astensione per tenere una posizione politica. Insomma, non mi è piaciuto come siamo arrivati a questo governo, non mi piace questo scivolamento per cui sembrava che cadesse tutto e adesso addirittura rimbalziamo dall'altra parte con questo Alfano restituito al patrimonio della sinistra quasi, no? Se ne parla, ne facciamo l'elogio. Va benissimo che il PDL si scomponga, va benissimo che Alfano guadagni una sua leadership, ma noi siamo il PD, non il PDL. Molti temono un ritorno, un colpo di coda di Berlusconi, che questo sia un momento di transizione. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che la vera questione è che Berlusconi è decaduto 2 mesi fa, per cui non è stato né l'operazione di Alfano a eliminarlo, né penso che ci siano grandi spazi per un suo ritorno. Quello che penso però è che non bisogna mai dire che è finito, perché l'abbiamo già detto almeno 3-4 volte e poi torna sempre. Per cui... Come valuta questo momento politico in Italia? È un momento in cui si dovrà approvare ora la nuova legge di stabilità, il cuneo fiscale, insomma un momento che ancora di recessione. Riuscirà l'Italia, insomma, ad andare avanti? Ma io penso che infatti sarebbe stato più utile programmare un governo con una scadenza più limitata, facendo bene, con convinzione e anche con generosità la legge di stabilità, facendo una nuova legge elettorale. Io mi sarei augurato che Letta la portasse direttamente in Parlamento, queste due cose, no? Che non ci fosse ancora da attendere. Perché penso che serve una stabilità dal punto di vista economico, ma anche molta democrazia dal punto di vista politico. Come lei sa, i grillini sono scatenati, secondo me in questo momento sono congelati perché non entrano nel dibattito, sono molto isolati rispetto a noi. Però insomma non vorrei che consegnassimo a una deriva un po' populistica le elezioni europee ed altre scadenze che abbiamo, per cui sarei per avere patti chiari e un'amicizia più breve ma più intensa, se vogliamo.